Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlare di amore per la lettura e di amore per i libri. Se vi piace leggere, sarete d'accordo con me quando dico che è bellissimo entrare in una libreria, guardare tutti i libri che ci sono, sfogliarli, guardare le copertine, guardare i titoli. È bello anche andare in biblioteca, poterli prendere in prestito. Poi nelle biblioteche ci sono delle sezioni anche dedicate ai libri antichi, quindi si possono anche visionare dei libri che normalmente in libreria non possiamo vedere. Quindi, insomma, credo che una persona che ama la lettura, ami anche comunque stare a contatto con i libri. E proprio a questo proposito ci sono degli hotel che sono interamente dedicati ai lettori. In questi hotel la persona che vi soggiorna può stare proprio in mezzo ai libri per tutto il tempo della sua vacanza, perché ci sono libri nella hall, ci sono libri nelle camere, ci sono libri nella sala della colazione, insomma. Ci sono libri ovunque, quindi per gli amanti della lettura sono dei posti molto molto gettonati. Io in particolare ne ho selezionati 6 e credo che siano molto di più, ma io comunque ne ho selezionati solo 6 e volevo parlarvene. Vi lascio in descrizione tutti i link diretti all'hotel, così se vi interessa qualche hotel particolare potete andare a vedere tutti i dettagli. Poi qua sotto vedrete scritto il nome dell'hotel di cui vi parlo. E vi mostrerò anche qualche foto. Il primo hotel si trova ad Amsterdam e nel suo bar ci sono più di 4.000 libri e tutti questi sono stati firmati in originale dagli autori che nel tempo, nel corso degli anni, hanno soggiornato in questo hotel. Quindi tutte le persone che vanno a prendersi un caffè al bar possono farlo circondati da libri, possono sfogliarli, consultarli e andarsi anche a vedere tutte le firme originali degli autori. E quindi, insomma, è un luogo che in qualche modo mi ha molto affascinata. Poi a Zurigo c'è un altro hotel che ha una biblioteca veramente super fornita, perché in questa biblioteca sono presenti più di 33.000 libri. Quindi chiunque soggiorni in questo hotel può accedere alla biblioteca e consultare e leggere tutti questi libri presenti all'interno della biblioteca. Io credo che anche solo semplicemente per sfogliarli tutti sarebbe necessaria quasi una vita, quindi probabilmente anche chi va in quell'hotel non riesce comunque a vederli tutti, però avendone così tanti a disposizione sicuramente può spaziare tra i vari generi letterari e sfogliare tutto quello che più desidera. Quindi anche questo hotel mi è sembrato veramente molto bello e in qualche modo molto originale. Poi c'è un altro hotel che si trova a New York. Ha a disposizione i libri nella sala della colazione, ci sono dei libri a disposizione nella hall, ci sono dei libri a disposizione nelle aree comuni e anche all'interno delle stanze, perché ci sono delle stanze che hanno appunto questi libri che gli ospiti dell'hotel possono tranquillamente leggere e consultare. Poi un altro hotel che mi è piaciuto molto si trova a Minneapolis. I libri sono nella sala da pranzo, ma la particolarità è che in questa sala da pranzo sono presenti anche molti libri antichi. Quindi, insomma, c'è anche il fascino del libro antico in questo hotel. Poi, ovviamente, ci sono libri anche nella hall. Poi c'è una bellissima sala lettura in cui gli ospiti dell'hotel possono tranquillamente rilassarsi leggendo un libro e possono farlo intorno ad una stufa che è veramente molto bella e molto particolare. Un altro hotel bellissimo si trova a Tokyo e ha la particolarità di avere le camere tutte arredate a ponte. E praticamente ci sono dei quadrati di legno che sono pieni di libri, quindi si può dire che in questo hotel si dorme letteralmente in mezzo ai libri, e anche questo mi sembrava veramente molto molto carino. L'ultimo hotel del quale vi voglio parlare si trova invece in Italia, quindi questa volta rimaniamo nel nostro bel paese. Si trova in Romagna, in particolare a Lugo di Romagna. Ed è dedicato non solo ai libri, ma in particolare agli autori più famosi, quindi Dante, Stendhal, Lord Byron, insomma tutti gli autori più famosi. E la cosa particolare è che ogni stanza è dedicata a un autore particolare e all'interno di questa stanza, oltre ad una selezione di libri di quell'autore, ci sono delle citazioni, ci sono delle opere d'arte che ricordano l'autore, insomma ci sono un sacco di riferimenti all'autore.
E anche questo hotel mi ha affascinata molto e mi sembrava molto carino da presentarvi. Questi erano i 6 hotel dedicati ai libri, quelli che comunque io ho selezionato, poi credo che ce ne siano altri, anzi vi invito a commentare il video qualora ne conosciate degli altri perché io sono molto curiosa di andare a vedere anche altri posti dedicati ai libri. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima, un bacio a tutti!